Grazie a tutti i presenti che vedo numerose e che pian pianino aumentano sempre più nel numero. Il nostro Ateneo, che immagino conosciate bene, nella proiezione fortemente internazionale che lo ha sempre contraddistinto negli anni e che tutt'oggi continua a qualificarlo, ha sempre voluto dedicare una forte attenzione al tema della regolamentazione europea, specie nei settori della ricerca e dell'innovazione. In quest'ottica la Linkapius University ha fortemente voluto e incentivato l'attivazione di questo master che oggi viene presentato, iniziativa per la quale ringrazio sentitamente la professoressa Elisabetta Trenta, che rappresenta per l'Ateneo un punto di riferimento non solo per queste tematiche, ma diciamo per tutta l'area che con grande competenza porta avanti da tanti anni qui alla Link. Sono sicuro che la preparazione che questo corso di studi conferirà agli studenti sarà senz'altro indispensabile nel mutato assetto dell'economia. Sempre maggiore infatti è la richiesta di figure specializzate nel settore della programmazione, attuazione e sviluppo delle iniziative legate alla politica di crescita economica dell'Unione Europea. Possedere le competenze idonee a comprendere e gestire i nuovi programmi finanziari sovranazionali al fine di tradurli e svilupparli, soprattutto direi nel contesto economico e giuridico nazionale, costituisce senza dubbio un know-how indispensabile per coloro i quali ambiscono a inserimenti professionali dirigenti tanto nel settore privato quanto, direi senz'altro, nella pubblica amministrazione. Sono lieto di ringraziare tra i presenti il sottosegretario per il Sud e coesione territoriale, Dalila Nesci, che vedo collegata. Molte grazie e in bocca al lupo per il nuovo ruolo di governo neo inaugurato. Tra i relatori ringrazio la presenza di Walter Tortorella, di Mario Caputo, di Andrea Pignatti e di Marco Nicolai. Un grazie ancora sentito alla professoressa Trenta per tutto lo sforzo che, come dire, mette a disposizione della Linkampus University e per un grande in bocca al lupo per questa iniziativa che davvero come rettore, ma non solo, come dire, come rappresentante della comunità accademica e scientifica dell'Linkampus University, ho molto apprezzato. Grazie ancora.